Termina un nuovo anno di sport, di socializzazione, di solidarietà, perché no, anche di inclusione della Fenix, con una festa bellissima qui al palazzetto. Sì, oggi è la festa che ormai, per quanto riguarda i bambini della scuola calcio, è la seconda. La Fenix è al terzo Natale. Noi abbiamo iniziato con semplicemente una squadra che faceva un torneo con dei ragazzi grandi, poi la nostra vocazione era sul settore giovanile e sui bambini, quindi l'anno scorso abbiamo aperto la scuola calcio a 5 per la prima volta. Ricordiamo che siamo l'unica scuola calcio a 5 dell'isola e quest'anno siamo giunti al secondo Natale. Rispetto all'anno scorso i numeri sono cresciuti tantissimo. Questo ci fa piacere, vuol dire che stiamo lavorando bene. Ovviamente dobbiamo ancora crescere e cercare di migliorare il servizio che offriamo, migliorare chiaramente la preparazione dei nostri tecnici. Quest'anno rispetto all'anno scorso non c'è la prima squadra, abbiamo preso questa decisione di dedicarci solo al settore giovanile, quindi dai bambini di 3 agli 11 anni e poi due squadre, un under 17 e un under 19 che partecipano entrambi a due campionati FIGC. E questa, diciamo, la vocazione della società che porteremo avanti anche nei prossimi anni. Grazie ovviamente ai genitori che ci scelgono, grazie all'amministrazione che comunque, anche se con delle problematiche, ci supporta sempre. Approfitto dell'occasione per fare gli auguri a tutti quelli che ci seguono, ma soprattutto alle famiglie dei bambini e dei ragazzi della Fenix che quindi ci scelgono, sperando che questa grande famiglia possa crescere sempre di più. Oggi è stata una grande festa con Babbo Natale, abbiamo consegnato i panettoni, i giochi, genitori in campo, buffet, il clima natalizio che insomma ci dà anche quella forza e quell'energia per migliorare in futuro e per, speriamo, avere un 2020 ancora più ricco di risultati. State allevando un vivaio molto vasto, questo apre le porte chissà a un futuro, a una gran prima squadra di questi ragazzi. L'obiettivo ovviamente a lungo termine è quello, non esistono sull'isola giocatori di calcio a 5 puri, in quanto quelli che giocano a calcio a 5 sono tra virgolette degli scarti del calcio a 11. L'obiettivo è quello di far crescere questi bambini e portarli a fare tutta l'altra fila giovanile fino ad arrivare alla prima squadra, che speriamo prima o poi di poter rifare, ma se non ci riusciremo i ragazzi saranno comunque a disposizione dell'intero mondo del futsal e del calcio a 5, che potrà secondo me beneficiare di ragazzi che hanno lavorato in maniera specifica su questo sport che è diverso dal calcio sin da bambini. Ovviamente ci vuole del tempo, bisogna avere pazienza per lavorare con i giovani, ma la notizia bella del 2019 è l'iscrizione di una bambina di cui noi andiamo veramente fieri, proprio perché anche le bambine possono giocare a calcio così come anche i bambini possono fare danza. Via questi stereotipi, noi siamo contenti di aver avuto questa iscrizione e dobbiamo dire che Alessandra è anche una delle bambine più forti. Una serata di festa qui al palazzetto dove la società Fenix dà gli auguri a tutti i suoi iscritti. Ho partecipato proprio per diffondere maggiormente questo sentimento di comunità nel nostro comune. È importante l'azione che le società sportive e la Fenix svolge come rete di protezione sociale per i più giovani e proprio per questo l'amministrazione è al suo fianco e al fianco di tutte le società sportive nell'ambito delle strutture. Per l'anno 2020 l'auspicio è che riusciamo a meglio garantire una manutenzione e una praticabilità di queste strutture dove si fa sport.